This is the end, my only friend, the end. Dopo 7 giorni di completa siccità, poco più di 5.000 metri cubi di acqua approdano nelle nostre coste attraverso il Mar Tirreno. Partita da Napoli su richiesta del prefetto Trotta, la nave cisterna della Marnavi attracca al porto di Messina nella notte tra venerdì e sabato. Un rifornimento idrico d'eccezione che va ad unirsi alle acque provenienti dalla condotta del fiume Freddo, ormai riparata, e quindi ritenuto superfluo dall'amministrazione comunale. Il tavolo si è lasciato sottoponendo alla valutazione della evoluzione dei lavori su Calatabbiano l'opportunità o meno, la necessità o meno di ricorrere alla nave cisterna. Siccome i lavori procedevano in maniera spedita e positiva, in effetti non si appalesava una necessità. Il riempimento e l'arrivo nei rubinetti dell'acqua del fiume Freddo, male che vada, coincide con quello molto meno abbondante della nave cisterna. Dopo i primi intoppi, il riempimento del serbatoio Torre Vittoria, situato a Cristo Re, è stato quasi completato. Le 12 ore di lavoro ipotizzate per l'operazione di trasferimento sono diventate circa 26. L'autorità portuale assicura però che non ci saranno ulteriori rallentamenti e in mattinata l'Attilio Jevoli mollerà gli ormeggi e la banchina del porto accoglierà 2 navi da crociera.